Ora parliamo di quadri vettori e la teoria della relatività diviene più formale. Sappiamo che per il principio di relatività tutti i sistemi di riferimento inerziali devono avere le stesse leggi della fisica, che quindi devono essere scritte in uno stesso linguaggio in tutti i sistemi di riferimento inerziali, cioè avere una formulazione detta invariante o covariante per trasformazione di Lorentz, cioè devono avere una formulazione universale detta anche assoluta. Le leggi dell'elettromagnetismo già sappiamo che sono invarianti, perché già si trasformano secondo le trasformazioni di Lorentz, che infatti furono dedotte da Lorentz proprio richiedendo che le equazioni di Maxwell mantenessero la stessa formulazione passando da un sistema di riferimento inerziale a un altro. Invece le leggi della meccanica classica non sono scritte in un linguaggio invariante per trasformazioni di Lorentz, cioè in un linguaggio detto anche covariante, quindi vanno modificate. Tuttavia, le vecchie leggi saranno ancora valide, le leggi della meccanica classica. Saranno ancora valide, ma limitatamente al caso non relativistico di basse velocità. Poi, riformulandole nel linguaggio covariante, le vecchie leggi della meccanica classica saranno generalizzate al caso anche delle alte velocità. Il prototipo di tutti i quadrivettori è il quadrivettore posizione, che in pratica esprime l'istante di tempo e la posizione in cui accade un evento qualsiasi nello spazio-tempo. Io indicherò tutti i quadrivettori con questa lineetta sotto al simbolo, cioè li indico con la sottolineatura. Invece i vettori spaziali li indico con la freccetta. Per esempio qui questo x rappresenta x, y e z, cioè le tre coordinate spaziali dove avviene l'evento. Già sappiamo che il quadrivettore posizione si trasforma secondo le trasformazioni di Lorentz al passaggio da un sistema di riferimento a un altro, cioè conoscendo dove e quando avviene un evento nel sistema di riferimento K, possiamo sapere dove e quando avviene quello stesso evento in un altro sistema K' che si muove lungo l'asse comune XX'. E per sapere dove e quando avviene l'evento in K' basta applicare le trasformazioni di Lorentz. Il quadrivettore posizione è il prototipo di tutti gli altri quadrivettori, nel senso che un quadrivettore è una quaterna formata da una parte detta temporale e tre coordinate dette spaziali, che rappresentano un vettore ordinario tridimensionale che si trasforma secondo le trasformazioni di Lorentz come fa il quadrivettore posizione. Cioè A è un quadrivettore se si trasforma al passaggio da un sistema di riferimento a un altro secondo le leggi di Lorentz.